Una zucca violina a chilometri zero dopo una mattinata contraddistinta da un grande gesto solidale, il dono del sangue. Mattinata speciale del sabato prima del Natale in vicolo Mozzo della Scimmia, dove i donatori hanno ricevuto il frutto di Galeorto, un progetto che coinvolge i detenuti del carcere di Ferrara che volontariamente e gratuitamente hanno coltivato circa 400 zucche e altri prodotti dell'orto della casa circondariale. Un progetto promosso nella settimana del dono da Avis e Coldiretti Ferrara. È un momento speciale perché stiamo aiutando persone che ne hanno bisogno. Queste zucche sono coltivate in carcere dai detenuti del carcere. Sono un ottimo prodotto, infatti chi le assaggiate sostiene che è un ottimo prodotto da mangiare. Ma soprattutto è un modo anche per aiutare queste persone ad acquisire competenze e professionalità e poi quando usciranno dal carcere a spendere nel tessuto sociale della provincia di Ferrara. Le hanno prodotte sull'area perimetrale del penitenziario. È una manifestazione di solidarietà in collaborazione con Avis, appunto per un progetto dove da una parte si dona il sangue e dall'altra ci vede impegnati nella raccolta firme per l'indicazione dell'origine dei nostri prodotti. I dati sono abbastanza molto positivi, dove ci vede già in una posizione di raccolta per 1 milione a livello nazionale, diciamo a Ferrara i giovani hanno raccolto circa le 1000 firme. Il presidente di Coldiretti è diventato anche donatore. Già in questi giorni qua abbiamo avuto una grande influenza di donatori, soprattutto anche i ragazzi dell'Università di Ferrara e delle scuole superiori. E poi abbiamo anche una forte sensibilità da parte anche di quei progetti che stiamo facendo con le forze dell'ordine e soprattutto anche con le contrade e con le realtà delle comunità straniere. 2019 deve essere un anno ottimista. Ottimista, io sono molto ottimista del 2019, anche perché credo che il discorso con l'università, con il futuro mondo del lavoro che abbiamo, vogliamo realizzare questo rapporto con il mondo del lavoro per il 2019, ci dà la speranza di soprattutto di avere finalmente a Ferrara di raggiungere questa benedetta autosufficienza per i nostri malati, soprattutto per loro. Credo che questi progetti che stiamo mettendo in cantiere per il 2019 saranno sicuramente quelli che ci daranno soddisfazione e soprattutto la speranza è che questa nostra realtà di favorire i donatori con le aperture che facciamo tutti i giorni, e il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, vanno in conto quelle che sono veramente le nuove esigenze a fuori dei donatori. Perciò credo che il 2019 sia un anno di speranza. A tutti i nostri donatori, le nostre donatrici, gli auguri più belli dell'Avis di Ferrara, dell'Avis provinciale e del Comune di Ferrara.